Buongiorno ragazzi, siamo sempre qua. Adesso ci spostiamo lì davanti dove l'area sosta perché siamo senza acqua e dobbiamo svuotare la cassetta. Adesso tanto finisci di lavare i piatti della colazione e poi andiamo di là a svuotare. Allora, ci chiedevamo perché c'è un'area sosta, veramente bella, pulita, con tutti i servizi e tutti i camper erano fuori. E sulle spiegazioni c'è scritto 6 euro a notte, abbiamo detto boh, per 6 euro a notte, però così ci siamo messi fuori anche noi perché ci era venuto un po' il patema, no, di questa cosa, come mai. Adesso siamo venuti qua per vuotare, svuotare, eccetera, e passare qua la notte. Sono arrivati altri 7-8 camper. Un casino, un foion per cargare, scaricare e limpiare. Allora, carta d'identità, Allora, registrazione, qui ti registri. qui ti registri, esatto. Meno Allora, male che c'è carta l'italiano, no? d'identità. Sì, carta d'identità, la tua email, dove abiti e vabbè, un po' di informazioni, vabbè. Poi paghi con la targhetta i 6 euro e basta, non hai nient'altro, puoi solo dormire. E poi inizi per limpiare, cargare acqua, 2 euro. E vabbè, fatto, anche lì di nuovo, registrazione, tutto quanto da capo. Fatto, però l'acqua che ti carica non è neanche la 40 metà, litri non è neanche la metà ti serbatoio, dà perciò 40 litri, qui c'è la striscia che va avanti, quella blu, vedete? Praticamente sono 40 litri, mi costa 4 euro fare il pieno dell'acqua, neanche il pieno perché arrivo a 80 litri. sì, e va anche bene, è che devi tutte le volte ti si chiude, riapri e riregistri, cioè Cioè, no, riregistri, sì, mettere devi la mettere carta la carta di. d'identità. Sì, ma è troppo macchiavellico, lo capisco perché la gente sta fuori, se non ha proprio bisogno di cargare, scaricare, Vabbè, adesso limpiare. riempiamo le Adesso bottiglie. riempiamo almeno le bottiglie perché sennò Riempiamo le pausa. bottiglie per far da mangiare. Allora, all'alba delle 11:20 che abbiamo caricato, scaricato e fatto, andiamo agli Alianes a Ottima fare un idea. giro. Adesso E la. poi mi è venuta l'idea geniale di dove mettere lo stendino. Così la tonnellina lava 2 o 3 mutande. E poi andiamo a Iannes a vedere ancora bene il paese. E Anto, come ti sei messa di lusso? Insomma, devo andare in paese, voglio fare la figura. Anto, stai cercando il regalo per il tuo compleanno? Sì, ma non c'è niente che mi Non c'è gusta. meno male, risparmio i soldini. Ding dong. Risparmiamo. Non mi ricordo se ho già filmato queste case qua o no. Inizia a piovere. Carnisseria, vuoi vedere che l'Antonellina mi compra la carne? Non è detto, Una bella bisteccona, non Anto. è detto, Dai. non è Cattiveria. detto. Facciamo le costine Alla griglia. alla griglia. Vediamo che c'è di buono. Alla fine ho preso 2 hamburger perché non è che ci capiamo tanto con la carne. C'era C'era in bisteccazza, 3 come, costava 24 4 euro euro al al chilo. chilo, C'è anche il trenino anche qua, ragazzi, guardate un po'. Qui siamo al porticciolo. E la spiaggia dovrebbe essere a sinistra. Qua finisce il porto e qua siamo nel mare aperto. Andiamo a vedere, adesso ho visto che c'è un'altra spiaggetta qua sulla nostra destra. Tre Massima 3 nodi. vola. Ma non mi sembra che abbia paura di te. Vai Gabbiano! Oh! Yuhu! Eccola lì. Si è spaventato di Ho noi. beccato il gabbiano in deco. Quello che ho filmato adesso è il monumento alla moglie del pescatore. Io l'avevo detto. Questa casetta qua invece l'acquisterei sul mare, vedi? Bellissima, anche questa, anzi meglio questa perché è proprio sul mare. Che ne dite, ragazzi? Quale prendiamo? La Besche o la Rosina?
Oh, ragazzi, stavamo cercando il faro, guardate dov'è il faro. Ce l'abbiamo sopra la nostra testa. Che storditi. La spiaggetta è dietro questi scogli, adesso andiamo a vederla. Cioè, ragazzi, ma queste tre casette qua da un'altra prospettiva, guardate che vista che hanno. Oh, è proprio una plaita piccolina, picchigna picchigna. Ragazzi, oggi è così, piove, poi piove storto oltretutto, non piove neanche dritto. E allora noi cosa facciamo? La pizza! La pizza! Tanto per cambiare! Noi italiani la pizza una volta alla settimana. Antonellino una volta a settimana deve fare la pizza. Venerdì sera si fa la pizza. Oggi sono andata per prendere la coda di rospo che stamattina l'ho vista al supermercato per far felice le arricole, o prendere una coda di rospo intera. Qua costa 9 euro al chilo. Mizzica, sono arrivata lì, non c'era più neanche il pesce. Ci hanno tirato via anche il pesce, mi sa che era passato prima lui. Ha di tirarlo via. Oddio mio. E vamos con la seconda pizza. Pizza all'asturiana. Ma quanta mozzarella che c'è su. Buon appetito. Ragazzi, buongiorno. Antonellina, buongiorno. Ho fatto anche la doccia. Allora, siamo fermi qua da tre notti, sì, a Janes, perché stiamo aspettando i nostri amici che arriveranno a ore. A ore? Sì, hanno detto per pranzo. Non so cosa gli da mangiare, arrivano, però arriveranno. Da San Sebastian, erano 300 esatto, km. Sì. E poi oltretutto c'è brutto tempo, perciò prima ha iniziato anche a grandinare, sì. Meno male che ha fatto appena smesso. Ci neanche, sì, poi smesso. Sì, perché adesso, ero già preoccupato, perché adesso mi fai i danni sul camper. Adesso ogni tanto appare il sole. E infatti adesso ogni tanto appare il sole, guardate com'è la giornata. Entro stasera dovrebbe diventare bello. Questo è il tempo, di là c'è il mare e di qua ci sono i Picos. Anzi, oggi è più bello verso le montagne che verso il mare. Vabbè, aspettiamo i nostri amici. La sto controllando le bombole. Praticamente sono qua adesso. Io la muovo, la vedo, arriva qua il gas. Ancora più o meno un terzo. Poi c'ho l'altra, 3 settimane. Dunque dovrebbe bastare fino al 10 luglio. Ok. È che tutte le volte mi tocca smontare gli attacchi del portamoto, perché sennò non posso aprire qua il portellone. I pro e i contro. Come in tutta la vita. Adesso lo rimontiamo. Dai, nostri amici dove sono? A che ora arriveranno? Per me arriveranno all'1, vediamo se indovino. Adesso sono le 11:15. Ragazzi, questo aggeggio qua manuale per triturare le cose, all'inizio pensavo che fosse una cagata mega galattica, infatti l'Enrico si è anche tagliato perché è tagliatissimo. L'hai messo dentro le cipolle? Le cipolle, invece è utilissimo. Guardate che roba, fai così, divertente senza tagliarti e ti riduce le cose spregugliate, cose che non riesci. Io a casa usavo il
strizza tutto, qua chiaramente non ho, è fantastico, ma che roba, fantastico, l'ho visto, ho fatto vedere. Vai Anto, sei un mito. Dove l'hai trovato? Al Lidl. Ma certo. Tutto al Lidl, ragazzi. Oh, sono arrivati i nostri amici, finalmente. Sono arrivati. Bienvenido. Grazie. Là, ciao cagnolo. No, no, ma te mordi. No, no, non mordi, lecca. Betty lecca. Betty lecca. Allora, com'è andata? Tutto a posto, ce l'hai fatta. Allora, prendi la targhetta. No, come si chiama? Il passaporto. Passaporto? Per registrare. E la... Perché bisogna, la targhetta, perché qui è tutto complicato. Stavamo parlando anche adesso con questi qua. Ma là che sono della zona, ci hanno detto, ma qui sono pazzi. La prima volta che vediamo un'area sosta così. Zotto, entri, paghi 5 spegni 10, il motore pure. Quindi devi registrare. Infatti noi però siamo... mi è già pronta la pappa, eh. Guarda che abbiamo provato le troppe. Io ho fame, eh. Qua, vieni. Ce l'abbiamo fatta anche a pagare per il Silvio, eh. Adesso entra, si mette di fianco a noi e mangiamo. Ragazzi, andiamo a fare un giretto con i nostri amici che gli facciamo vedere Giannis. Giannis si pronuncerà, boh, mai capito. L'Annes è scritto, che ne so. E che cazzo è questo? Anto, sei pronta? Che belle scarpine nuove. Qua stai bene perché non c'è mai quel caldo che arriva. Oh, ragazzi, qua stanno parlando tutti male di me dietro, alle mie spalle. No, adesso li lascio qua, mi vado a fare un trekking in solitaria. Bravo! Guardate che bel sentierino, sembra di essere in Scozia. Wow! Bella sta passeggiata, mi piace. Sembra proprio la Scozia, Anto. Ma che roba! Speriamo che migliori il tempo, raga. Anto? Stavi dicendo? Ieri ti ho detto che venivo a passare di qua e che scendevano di là. Sì. Le mucche. Eccole le mucche, Anto. Ti dicevo, dove sono le mucche? Vedo solo le cacche per terra delle mucche, non vedo le mucche. Siamo finiti... Siamo finiti nella giungla. La giungla di More. Cazzo, che roba! More? E questi rami sono More. Wow. Però sono pronte fino a... Dai che siamo usciti dalla giungla. Adesso ci rientriamo, ci siamo. No, a sinistra, vedevo che mi diceva vai a sinistra. La giungla è finita. Ma dove è a sinistra? Non lo so, c'era. Ci rientriamo però nella giungla. Passaggio angusto. Ce la fa il cane a passare? È il più furbo, è arrivato, eccolo lì. A me sembrava di non passare. Stavano già rinunciando tutti perché hanno detto ah, finito il sentiero, non c'è più. E invece io ho trovato. Eccolo qua che continua. Anche i cavalli, guardate che bello. Ma non tanto, Anto, mancherà un chilometro. Wow. Dove è tutto nero, dove si vede il nero, dici? Sì, bravo. Bella questa camminata, perché poi c'è il sentiero che cambia, dalla giungla al sentiero tipo montano. Betty! Ciao Betty! Ehi, sei stanca? Sei stanca? Siamo arrivati a Po. A Po. Quale? Dove siamo venuti l'altro giorno. Eccola la playa, ragazzi, si vede adesso. La porta ha scelto quella più difficile, il mio cane mi vuole bene. Rido.
No, pensavo che la tua amica scendesse col culo per terra, invece no. No, io grazie al cane sono qua. Va bene, la birretta ce la siamo meritata, che dici? Ce la siamo meritata la birra. Ovviamente. Te la bevi la birretta? No, io bevo un succo d'ananas, di pigna. Ok. Santo, cerchiamo una strada per il ritorno. Mi sono un po' preoccupata. Vediamo cosa troviamo. Sono un pochino preoccupata. Ragazzi, mi sto affidando alla mappa. Stiamo cercando un sentiero per tornare indietro, diverso di quello dell'andata. Vediamo se lo trovo. Se ci perdiamo. Ciao gatto! Pochino, un paio di mesi. Sei stanca, Anto? No, per ora no. Ok. Però mi scappa la pipì a breve. Falla. E non vorrei che si continui. Dai, vediamo che forse siamo sulla strada giusta. Boh, io auto via, adesso ci troviamo. Madonna, è vero? Preciso, arriva, preciso. Ma anche il trenino, ciu ciu. Sei incazzato questo qua? Sì, insomma, sì, sono incazzato perché ci ha visto. Se passavi prima, o c'è che arriva un altro, ti tirava sotto. Ragazzi, sono troppo bravo, guardate, proprio davanti ai camper sono arrivato. Ma chi sono? La guida devo fare io. Ragazzi, buongiorno a tutti. Antonellina, sei pronta? Sono in mutande. Allora, da oggi viaggiamo in compagnia, con i nostri amici. Oggi andiamo sul Picos d'Europa, che sono di là. Adesso facciamo carico e scarico. Ho sistemato la moto bene. Ho sistemato la motoretta, bella legata. Adesso ci spostiamo là e facciamo carico e scarico. Allora, 2 euro per avere 40 litri d'acqua. Non so se ve l'avevo già detto l'altro giorno. E niente, per fare il pieno ci vuole minimo 4 euro, non basterebbero neanche, vabbè. E poi ci spostiamo verso i Picos.